Buongiorno a tutti, l'ultima volta era il 6 maggio, erano 4 mesi fa, eravamo nella piazza Nina Daria a 100 metri da questa. Lì qualcuno voleva ancora farci credere che eravamo in un paese dove non c'erano problemi, dove non c'era la crisi, che la CGIL, che era preoccupata per la situazione in cui si trovava lo Stato, in cui si trovavano i lavoratori, vedeva cose non vere. Eravamo 200 metri in là e qualcuno ci diceva ancora, qualcuno anche qua dell'Odigiano, che era inutile scioperare, che non si doveva scioperare ancora. Dopo 4 mesi ci troviamo come? C'è un ministro, il ministro dello sviluppo economico, che ha detto che ha fatto una manovra in pochi giorni di 130 miliardi di euro. Allora, se non c'erano problemi, mi devono spiegare perché nel giro di poche settimane hanno fatto questa manovra. Ma la cosa più grave secondo me è che c'è qualcuno che dice ancora che scioperare ora è demenziale. L'hanno detto ieri. Io vi dico, compagni, in questo momento qua penso che sia demenziale essere iscritti ancora alcuni sindacati che cosa fanno per i lavoratori questi sindacati. Demenziale in questo momento è solo questo, basta. Io lavoro presso i Vigili del Fuoco, faccio sicurezza e soccorso per i cittadini. Sicurezza e soccorso in questo momento qua sono visti proprio all'ultimo posto. Ci sono tagli incredibili che ci mettono in difficoltà anche la situazione giornaliera dei mezzi. Tra l'altro, piccola parentesi, sono passato prima dalla sede dei Vigili del Fuoco, oggi 14 lavoratori in servizio, in 14 hanno aderito allo sciopero, quindi Vigili del Fuoco 100% degli operativi. Una cosa importante è, hanno toccato pochissimo le missioni all'estero. Voi sapete che noi abbiamo migliaia di persone che sono all'estero a far cosa? A cercare di portare la sicurezza, dicono, la democrazia, dicono. Poi sappiamo che sono in alcuni posti appena dove ci sono interessi forti, che quando saranno finiti i conflitti c'è da guadagnarci, tipo l'Afghanistan, tipo l'Iraq, tipo la Libia. Noi siamo, dicono, la sesta, settima potenza al mondo, di conseguenza bisogna essere presenti quando ci sarà la spartizione dei lavori così. Da una parte ci impegniamo, da una parte mandiamo anche persone all'estero a morire, pur consapevoli che ogni volta che qualcuno del nostro governo apre la bocca, dice di quelle, passatemi il termine, stronzate, che chi si fida ancora a investire in Italia? Questa è la realtà oggi, mandiamo, spendiamo centinaia di milioni per queste missioni e non garantiamo il soccorso, perché con i tagli che ci sono in questo momento, ci sono comuni, non andiamo a parlare della Sicilia, della Sardegna, comuni dell'Odigiano dove in caso di bisogno il soccorso, la sicurezza arriva anche dopo mezz'ora. Di conseguenza, che senso ha andare all'estero a fare queste cose quando non garantiamo al popolo italiano la sicurezza e un soccorso adeguato, come dicono, da sesta, settima nazione in Italia? Questi i motivi perché oggi è giusto scioperare, e se non lo capiscono, perché poi è strano anche questo, noi stiamo scioperando oggi su una manovra, la stanno decidendo in queste ore, sarà cambiata ancora probabilmente, sono 15 giorni che dicono una cosa, la ribaltano, la ripetono. Io personalmente, che seguo abbastanza, non ho ancora capito cosa ci sarà oggi. Quando uscirà vedremo un attimino cosa ha fatto, e se è il caso torneremo in piazza, certo, torneremo in piazza ancora, perché è l'unico modo che abbiamo per dire che almeno noi non siamo d'accordo. Grazie.